Bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia in grado di parlare di fragranze maschili, per l'unica cosa che effettivamente interessa. Come giudicano queste fragranze le donne? Odoriamola con Mirko, che diciamo è anche un po' la risposta italiana alla domanda inglese: Hey big boy, how much you wanna grow up? How much you wanna grow up, you big boy? Ovvero, sei diventato un ometto, ma quanto devi crescere? Ma quanto devi crescere? Un ometto sei? Alla quale risponderò con la lungimiranza di chi sa che cosa vuol dire la parola lungimiranza. E nella fattispecie risponderò: Zia, parla per te, bada bene a come parli. Io nel frattempo crescerò, però con la fragranza giusta. E bada bene a come parli perché qua ti aspetto. E un giorno tutto questo sarà tuo. Un canale che, come dimostra anche questa camicia leopardata, insomma con un po' di leopardi al suo interno, che si può un attimo paragonare a Giacomo Leopardi, come canale intendo. Perché così come Giacomo Leopardi affrontava lo studio in maniera cieca e disperatissima, così noi ci facciamo le seghe in maniera cieca e disperatissima. Ecco per voi 5 fragranze che vanno bene per qualsiasi occasione. Diciamo per quelli che non sanno cosa fare, per quelli che dicono: ma che mi metto? Non so dove andare a sbattere la testa prima. Queste fragranze vanno bene per tutte le età, tutte le situazioni, tutti i contesti, diciamo d'abbigliamento. Fuori classifica Molecule 01 e Dior Sauvage Eau de Toilette, perché diciamo che uno sì, non si può fare nessun tipo di errore con questa fragranza, però non è nemmeno una vera fragranza. Cioè io la vedo più come una base per dare una mano a una fragranza che ha magari delle difficoltà nello svilupparsi. La potete usare pure, se non sapete che pesci prendere. Molecule 1 va bene. Dior Sauvage Eau de Toilette, ormai insomma ha fatto il suo tempo, però così alla bene è meglio. Così se vai di fretta e non sai che fare, zac zac zac, Eau de Toilette, Dior Sauvage, per... è giusto citare, però non da mettere in classifica. Al quinto posto, Acqua di Gio Profumo. Diciamo che ormai il masterpiece Acqua di Gio Eau de Toilette stramato ha fatto il suo tempo. Questa diciamo che è la versione di Acqua di Gio un po' più da uomo maturo. Sì, è vero che Acqua di Gio Eau de Toilette era una fragranza unisex, questa invece tende un po' più sul maschile. Un po' come Acqua di Gio Eau de Toilette ha questa verve da bravo ragazzo, che però ormai si è rotto i coglioni, cioè ormai è il momento pure di... Cioè. Al quarto posto, Montblanc Individuel, fragranza che ti dà quel tocco di freschezza, tipo di biancheria pulita, però con un tocco di lampone dentro che gli dà un po' quella verve vellutata, fruttosa, che ti inebria, diciamo. Però c'è una cosa da considerare. Sappiate che la parola lampone in inglese si dice raspberry, che però è anche la stessa parola utilizzata per definire una scurengia. Raspberry? Non ve l'aspettavate questo. Raspberry? Al terzo posto, Bleu de Chanel Eau de Parfum. Una freschezza fruttata elegante però, cioè veramente ti dà questo senso di sentirti un attimo un figo in qualsiasi situazione, puoi anche non sapere cosa fare durante la giornata e non sapere quale fragranza applicare sulla tua pelle o sui vestiti. Con questo non puoi sbagliare perché comunque fai un attimo il figo, sei... Anche tu stesso sei convinto di quello che fai perché stai applicando una fragranza di Chanel.
Sì, diciamo che è una fragranza molto sul mainstream, quindi diciamo che se si vuole qualcosa di fresco, veloce, fruttato, che ti dà un attimo quel sentore di pulizia che altrimenti non avresti di tuo, Bleu de Chanel Eau de Parfum. Al secondo posto Versace Dylan Blue. Oggi ottima prestazione, un gol e un assist, quindi più 4 al fantacalcio. Una fragranza agrumata, sexy, note di patchouli, bergamotto, insomma, una fragranza anche delicata. Se vuoi, un passepartout a 360 gradi, insomma, adatta a tutte le situazioni. Fra le note, segnalo il papiro, che uno può dire. Ma che fragranza hai messo? Sapessi, c'è persino una nota di papiro. E al primo posto ormai rischio di essere banale, monotono. Avrò probabilmente rotto i maroni. Yves Saint Laurent Ypsilon Eau de Parfum. Ormai Dior Sauvage è spodestato e grazie alle sue note fresche, però tendenti un po' al dark, un po' come se fosse Ringo People, però tipo con entrambi i lati del cioccolato nero, diciamo. Iscrivetevi al canale in massa, cioè proprio come se non ci fosse un domani. Perché? Perché comunque è un canale che vi dà un po' di ignoranza, un po' di gnagna, un po' di argomentazioni culturali, e soprattutto ragazzi, cioè, ma se non ci diamo una mano noi, che siamo un attimo. Raspberry! Adesso basta con le puttanate. Arrivederci.